CD Projekt Red, sì, effettivamente ha fatto la vera porcata a non far uscire il gioco per all gen, o perlomeno a farlo uscire stiracchiato, compresso, maltrattato. Cioè, quel gioco che stanno giocando quelli sull'all gen è la versione next gen compressa, ridotta. È un po' come quando, non so se avete mai giocato la versione di Tekken Tag per PlayStation 1 o un qualsiasi remake per NES, che ovviamente è una compressione totale. Quindi essenzialmente la porcata che ha fatto CD Projekt Red è stata questa: maltrattare gli old gen. Quindi sono d'accordissimo sulla storia che forse su old gen o non lo facevo uscire, oppure avrebbe dovuto utilizzare il metodo Rockstar, ovvero prendere per il culo gli utenti. Quindi far uscire prima la versione old gen, curata, tutta funzionante, senza dettagli, senza persone, ridotto, con un downgrade pazzesco, magari con la stessa grafica che avevano fatto vedere un po' di tempo fa, a metà dello sviluppo. Far uscire quel titolo, guadagnare tutti i soldi che servivano e poi continuare a produrre la versione l'anno successivo, far uscire la versione next gen. E dopo tanto tempo quella PC. Anche perché noi PC gamer non ci incazziamo mai, non... Guarda che io sono buono e caro, non esageriamo! Anzi, a noi ci interessa solo avere un gioco solido, funzionante e quant'altro, non ci interessa giocare al day one. Non esistono veri PC gamer che amano il day one. Infatti nessuno ha mai incolpato Rockstar di GTA 5 uscito molti anni dopo in confronto alla versione PS3. Quindi, per cui, CD Projekt Red ha fatto una cazzata. Poteva seguire le orme di Rockstar, invece alla fine ha dato priorità alla versione PC, che è l'unica veramente giocabile. I PC gamer, ma che cazzo vi lamentate? Ho visto PC Gamer chiedere il rimborso perché il gioco va a 30 fps. Ho visto PC Gamer chiedere il rimborso per alcuni bug. Alcuni bug. Quando invece sono anni che siamo abituati a sorbirci day one pieni di bug, con paccione nel day one. Siamo sempre stati muti noi videogiocatori. Eppure non lo so perché. Forse PC Gamer, avendo avuto sempre la versione Definitive Edition direttamente sul PC, non hanno mai vissuto l'esperienza console, quindi... Oh mio... Dio. Sono rimasti stranizzati da tanti bug e tanti problemi tecnici. Gli utenti PC hanno trovato ogni volta delle scuse. Cioè, se tu sei coglione che ti compri la RTX 3070 e pretendi che Cyberpunk, un gioco sviluppato per vecchie schede video, ti giri bene anche sulla nuova scheda video, sei tu il problema. Non è il problema Cyberpunk. È giusto che tu hai speso milioni per quella scheda video sperimentale, se un early adopter. Però è anche vero che dai tempo a CD Projekt Red di coprire anche la tua scheda, visto che voi siete l'elite, quindi siete dietro ad altre schede video più importanti, come possa essere la serie 900, la serie 1000 e la serie 1600. Quindi, che vi tocca aspettare un po' di tempo, PC Gamer? Ma io ho fatto il pre-order. E perché hai fatto il pre-order? Mica le chiavi finiscono che hai bisogno del pre-order. Ma la cosa che mi fa da più fastidio, che i PC Gamer stanno trovando ogni scusa per non far girare il gioco. Vi insegno una cosa, PC Gamer, avete una cosa chiamata impostazioni. Appena riesci a trovare la configurazione perfetta, puoi giocare al videogioco, lo sapevi, PC Gamer? Sai che c'è l'impostazioni video per trovare il settaggio giusto? A me questa cosa ha fatto sempre sorridere, infatti io sono uno di quegli utenti di Arkham Knight che per fortuna non ha avuto problemi al day one, o forse li ho avuti e non me ne sono accorto perché ho usato i settaggi. La scusa più stupida che ho trovato da parte dei PC Gamer, che per far girare bene un gioco sono costretti ad applicare DLSS. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, ragazzi, state pagando un sacco di soldi la scheda Nvidia per utilizzare le tecnologie Nvidia. Cazzo, usatele e rompete il cazzo. Perché se l'hanno inventato quella tecnologia vuol dire che ci serviva, cazzo. E soprattutto, se sei uno con la scheda video Nvidia, zitto, muto, settati il cazzo di gioco e divertiti su Cyberpunk. Non mi esprimo su quelli Radeon, purtroppo, che sono stati cacati da CD Projekt Red. Quelli Radeon forse possono incazzarsi ancora. Forse. E comunque, vi svelo un altro segreto. Ci sono la community, esiste la community, lo scambio di informazioni. C'è un agente di modder che vi sistema i giochi e vi dice come mettere mani al codice su PC. Mettetela quella cazzo di mani al codice invece di overclockare le vostre fottute merde di PC. Mettete mani al codice. Dai. Dai.
Vi lascio una guida in descrizione. Vabbè, comunque nemmeno i console gamer, c'è da dire che nemmeno i console gamer sono stati intelligenti. Abbiamo avuto un'isteria di massa anche dei console gamer, perché per una volta hanno avuto un gioco che non gli girava sulla loro consolina. Per una volta hanno avuto un gioco totalmente non funzionante. Infatti le frasi che ho letto dai cazzi dei console gamer, ho letto: Cyberpunk 2077 è una merda. Vedi, Red Dead Redemption 2, come gira bene sulla mia PS4 Slim. Vedi, mi gira anche Death Stranding con qualche piccolo lag, ma mi gira. Mi gira tanta roba su console. Mi gira Control, mi gira Nier Automata, Dark Souls. Io da PC gamer mi incazzo come una bestia, perché tutti questi titoli girano a merda sui cazzo dei PC. Devi avere un PC della NASA per far girare Control. Con la 2080 Ti nemmeno gira Nier Automata. Sto ancora aspettando un modo per giocarlo. Dark Souls non ne parliamo. Questa è, per me, sto discorso dei console gamer è la classica dimostrazione dell'ipocrisia della gente. Se gira male a me è una merda, mentre se gira bene solo a me è un capolavoro. Quando invece dovremmo valutare tutto il discorso più ampio. Una cosa che io non sopporto: i paragoni stupidi. Molta gente sta paragonando questo titolo a Death Stranding, sta dicendo Death Stranding è un titolo solido, mentre Cyberpunk è rotto, ha problemi, è in casino. Cioè, non potete paragonare Cyberpunk a Death Stranding. Uno, perché Death Stranding è un gioco vuoto, con un sacco di texture ripetute, assets ripetuti, non così complesso. E la cosa più importante di un titolo come Death Stranding e tanti altri titoli, anche multipiattaforma, questo qua è il primo titolo che è grosso, importante, complesso, dove non ci sono tanti assets ripetuti, perché là ogni singolo marciapiede è creato da una singola persona, tra un po', per come è curato nei minimi dettagli. E soprattutto la cosa più importante è che non esce solo su PlayStation 4. Questo titolo non è uscito solo su PlayStation 4 e PC, ma è uscito su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Stadia, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente su tutte le schede Nvidia per PC. Questo gioco è uscito su 10 piattaforme. Su 10 piattaforme c'è una programmazione totalmente diversa. È stato fatto del codice nuovo, è diverso. Mettete in testa, non c'è la bacchetta magica. I videogiochi non nascono con la bacchetta magica, che tu crei il gioco e lo porti ovunque. Su ogni piattaforma deve essere riprogrammato e sistemato affinché giri su quella piattaforma. Quindi potete ben capire la mole di lavoro che c'è dietro a un Cyberpunk. Non un gioco dove si cammina, un gioco dove si fanno due o tre azioni in croce con un po' di crafting e prosegue la storia, no. Questo è un GDR con tanti NPC come non si erano mai visti prima e una città piena di dettagli. Ed è uscito su 10 piattaforme. Quindi è anche un miracolo che sia riuscito a uscire questo gioco dopo solo 8 anni di sviluppo. Non dopo 8 anni di sviluppo in queste condizioni, no. Dopo solo 8 anni di sviluppo è riuscito a uscire, basterebbe solo questa frase. Sono anni, anni che i titoli al lancio escono rotti. Ed escono rotti anche i titoli che hanno bisogno di patch del day one, che escono solo per una piattaforma. Più o meno dal 2007 in poi i videogiocatori hanno accettato la condizione che chi acquistava un titolo al lancio lo pagava 50 euro e lo pagava rotto. Lo pagava quei soldi per far avere l'esclusiva di fare il beta tester in anteprima del titolo. Quindi voi state pagando la possibilità di essere beta tester, di giocare a un titolo in anteprima. Quindi dovete accettarlo. So anni che l'avete accettato, avete accettato queste cazzo di patch del day one, che io le ho sempre trovate un obbrobrio. E ora voi vi siete ricordati che è sbagliato giocare dei titoli, pagare 50 euro dei titoli per giocarli rotti. Bravi, ma siete cascati tardi dal pero. No, vi si è elevato proprio con Cyberpunk, che è un gioco che non si merita questa shitstorm. Se la merita solo per le condizioni lavorative dei dipendenti e per altre cose, ma non per una cosa che fanno tutti. E fa sorridere tutto ciò.
E poi sono io lo stronzo che nel mio mondo parallelo nel 2020 sono usciti titoli come Control, Definitive Edition e Jedi Fallen Order, che io li sto giocando per la prima volta ora, perché ora credo che siano funzionanti, ottimizzati, lo spero, e non lo sono comunque. Molte persone poi non hanno valutato una cosa molto importante, ovvero i finanziatori. Si parla che CD Projekt Red è un SPA, quindi deve dar conto a degli investitori. Sappiamo bene che da recenti informazioni che la versione più venduta è quella PC, quindi ovviamente CD Projekt Red ha dato priorità agli investitori su PC, sia i giocatori ma anche gli investitori. E non c'è dubbio che molto probabilmente Nvidia sia uno dei grossi investitori. Infatti il gioco è strutturato per girare sulle schede video Nvidia divinamente, con varie possibilità di customizzazione, di gestione, cioè tutte le tecnologie Nvidia sono implementate, mentre le tecnologie AMD purtroppo non sono supportate. Quindi c'è anche questo da ragionare, ragazzi. Quando parliamo di un videogioco dobbiamo anche pensare che si parla di un'azienda con degli investitori che deve dar conto agli investitori. Rimango del discorso che ha sbagliato a pubblicare la versione old gen, o non la pubblicava proprio o faceva il giochetto di Rockstar, e non potendo fare il giochetto di Rockstar era meglio che lo cancellava, perché deve dar conto agli investitori. Molto probabilmente Nvidia è un grosso investitore di questo progetto, molto probabilmente, dico, perché non so se effettivamente sia così. Ma vedendo il fatto che su Nvidia il gioco gira, mentre su AMD non gira, soprattutto in visione anche del fatto che non hanno calcolato proprio le CPU AMD, che sono tra le più vendute in questo periodo storico, si sono dimenticate di gestirle, fa riflettere. Un gruppo di uomini di potere, lui è definito il nuovo ordine mondiale, che vuole avere il controllo sull'umanità. Dopo aver letto un migliaio di messaggi su Cyberpunk, sulla truffa, sulla vergogna, sullo schifo e quant'altro, volevo dire la mia. E la mia è che io lo giocherò tra un paio d'anni, quando calerà di prezzo, ovviamente. E lo giocherò così com'è, cioè quello che ci sarà tra due anni, né più né meno. Quindi io non mi ritrovo mai fregato dal gioco appena uscito. La domanda che volevo fare a tutti era: ma se sono almeno 10 anni che qualunque gioco che non sia un indie esce, arriva sugli scaffali e sulla vendita digitale con la patch al day one, cioè tu mi hai venduto prima un gioco che non era finito e che quando l'hai mandato e quando l'hai rilasciato ancora ci stavano da mettere le pezze, quindi mi hai rilasciato un gioco incompleto. È come se mi vendi la macchina senza finestrini, la macchina senza sportelli, la macchina senza ruote. E questo, ripeto, come già avevo detto in altri messaggi, è l'unico mercato in cui si fa una cosa del genere. Però improvvisamente tutto il mondo si è svegliato per questa grande vergogna globale solo per Cyberpunk, dopo che tutti fanno questo schifo, tutti. Ora la domanda è: perché? Spiegatemi perché. Perché Cyberpunk va messo alla gogna con i produttori, gli sviluppatori, e altri giochi no? Altri giochi che ancora non l'hanno infilato non hai inserito il codice, già ti dice che devi scaricare una patch di 70 giga. Perché? Perché loro sì e questi altri no? Qualcuno mi vorrebbe dire: no, sono tutti sbagliati. Sì, sono tutti sbagliati, però non ho mai visto il livore che si sta versando su Cyberpunk, non l'ho mai visto per altri giochi. Non lo so, forse per No Man's Sky, forse per Kingdom Come Deliverance, forse per questi due giochi, ma neanche tanto. Non lo so, cioè sinceramente la CD Projekt
ha fatto quello che fanno tutti, cioè a rilasciare un gioco incompleto. E ha fatto quello che fanno pochi, cioè... Ok, raga, scusate, ecco i sorti. Oh, non li voglio prendere per santi, non li voglio far diventare i paladini di sto cazzo. Però, onestamente, non... Tutta sta crociata adesso non mi è chiara. Non la comprendo, onestamente. Dopo questo video esaustivo, se vi è piaciuto ricordate di mettere like, se condividete le mie idee condividete il video, se non le condividete condividete il video insultandomi, soprattutto condividete il video, mettete mi piace, iscrivetevi al video, campanella e andate a cagare tutti quanti, andate a cagare tutti quanti, perché mi vado a giocare Cyberpunk su GeForce Now. No respect, but I know for shit, nobody goes to